Siamo qui per la presentazione del prossimo video che uscirà tra qualche settimana e c'è una domanda che mi preme fare. Posto che i tuoi libri sono stati tra i più venduti della casa editrice Bozzari e che da quanto ne sappiamo anche il tuo video precedente, cioè quello che è stato girato ai tuoi corsi, ha avuto un largo seguito di pubblico, la domanda che mi viene spontanea è: come mai hai deciso di fare questo video che, se capisco bene, vuole essere un video estremamente divulgativo anche per chi non ha molta esperienza di fare video? Bene, ho deciso di fare quest'opera perché volevo darlo alle masse e perché è stato, quindi vorrei sintetizzare molto, che raggruppi tutto il mio metodo con anche tutte le ultime novità in due orette, perché è stato constatato che guardando in video è molto più facile da apprendere che nel leggerlo. Ah, cioè tu fai riferimento a una ricerca che ormai è famosissima nel mondo, cioè che le immagini spiegano più delle parole. Spiegano più delle parole. Ed è molto più facile nell'apprenderlo, anche perché uno, quando pensa di non aver capito, torna a vedere e immagina. Certo, ma sostanzialmente però tu avevi già fatto un video che, se capisco bene, durava parecchie ore. Ma io avevo fatto un video dove avevo pensato che lasciandolo, senza tagliarlo, lasciandolo integrale di 3 giorni, avrei potuto dare a tutti la possibilità di essere come i partecipanti a un corso durato 3 giorni. E invece, mi sono accorto che la gente non lo legge. Perché è troppo lungo. Troppo lungo. E per questo ho deciso di fare questo, mettere anche tutte le ultime novità. Quindi sostanzialmente vuoi fare un video in cui sintetizzi tutto quello che fino adesso hai fatto e in più introduci le novità, sì, che nel frattempo sono intervenute. Anche perché so già che la Bozzari lo tradurrà in inglese, di conseguenza non potevo farlo certo per un video di 3 giorni interi, quindi ho dovuto sintetizzare e rifare tutto il metodo, ecco perché è stato rifatto. Durerà? Circa 2 ore in tutto, al massimo. Ma per chi non ti conosce, per quei pochi ancora che non ti conoscono, le tue tecniche su che cosa si basano principalmente? Io ho studiato più che altro i cicli, mi sono reso conto che l'analisi tecnica è vasta. Ho pensato che una specialità, farla bene e seriamente, fosse l'arma del successo, fosse vincente, di conseguenza ho studiato i cicli. E i cicli, ognuno di noi essendo ciclico e vedendo che tutto il mondo è ciclico, ho studiato i cicli e mi sono reso conto che i cicli sono importanti. Ma quindi, vediamo se capisco bene, perché questo mi sembra un fatto importante. Tu quindi non fai riferimento alle tecniche d'oltreoceano, alle tecniche d'oltreoceano, alle grandi tecniche d'oltreoceano. Fai riferimento a cose, se così possiamo dire, nate in casa, nate qui in Italia. C'è un motivo per cui tu ritieni di poter, come dire, fare a meno della media? È un dato di fatto, per esempio, statistico anche, calcolato, che negli Stati Uniti, per esempio dal 1918, l'Europa per la prima volta, i 24 paesi dell'Unione, hanno superato per capitalizzazione gli Stati Uniti. Quindi i capitali degli Stati Uniti vengono via venendo verso altri paesi emergenti, tipo l'Asia e l'Europa. Cioè, in sostanza, se ho capito bene, lei dice che per la prima volta dal 1918 la capitalizzazione delle borse europee ha superato la media, quindi non c'è più quella dipendenza psicologica che c'era fino a l'altro. Secondo me no, noi non siamo dipendenti da nessuno. Non è necessario, o perlomeno non è così fondamentale come prima, fare sempre riferimento alle solite teorie di Gandhi e io, eccetera, oppure ritenere che gente come Larry Williams o Vic Sperandio siano, diciamo così, i portatori, no, della verità universale, perché può anche essere, nella nuova situazione che si è creata, che ciò che nasce in Europa è meglio, cioè più efficace di ciò che nasce in America. Studiando Gandhi e altri noti, mi sono reso conto che loro hanno vissuto in un'era dove non c'era computer, quindi non dovevano essere molto complicate le loro teorie. E io sono tornato indietro, utilizzando appunto il computer, ma sono tornato indietro cercando di semplificare, e le cose devono essere semplici. Sono delle cose, quindi non vorrei essere
non vorrei portare all'estremo ciò che sta dicendo, ma ho capito bene quando lei dice che probabilmente applicando le sue tecniche oggi si ottengono risultati migliori di quanto se ne otterrebbero applicando ad esempio le tecniche di Elliott o di Gandhi. Secondo me sì, perché la semplicità è il futuro su quello che... cioè il nostro mondo, pensateci bene, ogni cosa che abbiamo fatto di difficoltà era tutto semplice, quindi cerchiamo in semplice, non le cose complicate, perché chi vuole le cose complicate avrà una vita complicata. Io le penso in semplice e funzionano. Le cose semplici sono quelle che funzionano meglio. Rispetto ai due libri precedenti, sì, e al video lungo di 16 ore del suo corso, in questo video ci sono delle cose che ha aggiunto, cose nuove che non ci sono messe in precedenza? Sì, ho aggiunto due o tre cose che credo che siano basilari per la gestione del trading. Una è la gestione del trading: non è possibile che qualcuno di noi faccia 4-5 operazioni in fila, poi in un giorno sbagliato perda tutto quello che ha guadagnato nelle 4-5 operazioni precedenti. Questo è uno. L'altro, mi sono accorto che ognuno di noi ha un giorno sì e un giorno no. Vi insegnerò anche come individuarlo per mezzo di un software che vi potete già scaricare, che si chiama 3D Card Room, dove per mezzo di gioco d'azzardo, che può essere il poker, ma molto competitivo, vi insegnerò come stare, come avere un metodo di rilassamento, essere pronti nell'operare, non essere sfiancati, perché tutti noi abbiamo un momento che tutti, da me per primo, mi sono accorto che stare 8 ore davanti a un video per un quarto d'ora di operazione, che può essere alle 4, alle 5 del pomeriggio, alle 11 del mattino, poi tutto il giorno più non c'è operazioni, uno voglia di entrare, entra nel momento sbagliato, oppure nel momento che deve entrare non entra perché è stanco, è stressato. Poi aumenta lo stress nell'operatività se nell'operazione sbagliata. Quindi bisogna che lui abbia questa serenità di poter uscire ed entrare nel mercato nella maniera per guadagnare. Questo è guadagnare i soldi. L'altro gioco d'azzardo vi serve per imparare a sapervi gestire, e in più vi insegnerò anche quali saranno i giorni sì e i giorni no per ognuno di voi. Ho capito bene che lei ha detto che lo vuol tradurre in inglese questo video. Sì, lo farò tradurre dalla Borsari in inglese, perché credo di voler dare questa possibilità a tutto il mondo di capire la base, come la guida che ho detto prima. Questo credo che sia di aver individuato il metodo come far fare trading a tutti. Ma capisce bene che la prima volta, almeno che ci risulti, che viene fatta una persona del genere. Il fatto che lei si rivolga al mercato americano significa che è assolutamente certo del suo metodo. Io sono certissimo, posso dimostrarlo dove volete. Quindi è disposto anche ad affrontare la critica di un paese, diciamo così, avanzato. Io posso andare a dimostrarlo là, non ho paura, l'ho fatto più volte. Quindi lei è assolutamente certo che il suo metodo funziona per tutti. Il mio certo funziona per tutti. Ma questo video a chi è diretto? A un pubblico di iniziati o a un pubblico molto ampio? Io direi ampio? Che, come la risposta l'ho data un attimo fa, ma la ripeto, è per tutti, dai grandi ai piccoli. Per grandi intendo ai laureati in economia, e ai piccoli a quelli, all'operaio che vuol provare a gestire il proprio capitale. Perché potrebbe usare questo grafico a gestire le sue azioni. Non deve per forza necessariamente, dopo aver imparato il metodo, fare i future che sono violenti. Fate le azioni, però capite cosa farete. Ma il fatto che lei dice che è per tutti significa che anche il prezzo è abbordabile da tutti. Come no? Guardate, il mio primo libro costava 74 euro. Io l'avrei voluto fare a 1000 euro perché pensavo di aver fatto qualcosa di straordinario. Dico, tu non puoi insegnare tutta la tua vita e tutte le tue malizie gratis. Poi un borsario mi disse 74 euro, un prezzo magico, lo mettiamo, e difatti ci ha preso 100% perché è stato un libro vendutissimo. Il secondo ha detto no, adesso bisogna che cominciamo a creare prezzi, e l'ha portato a 62 euro, prima compresa e tutto. Poi io feci il mio DVD, ho detto lo diamo a prezzo. Stavolta lo vorrei superare, ho litigato un po' con la Borsari, però oramai sono, credo di essere molto stimato da loro, sono arrivato all'accordo che lo farò per 50 euro, IVA compresa, forse 49.